E salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video di Roller 289. Oggi ragazzi, come appunto avrete detto dal titolo, vi porterò questo mio piccolo vlog che ho fatto ad Aquafan in questi giorni, comunque sono stato da poco. Prima di iniziare con il video, come sempre, invito a lasciare like, condividere, iscrivervi, fare tutto quello che volete. Sono anche su Instagram, seguitemi, lascio il link qua sotto in descrizione. Oggi però vi porterò Aquafan da una prospettiva sì, un po' diversa devo dire, perché quel giorno, ragazzi, c'è un'affluenza bassissima e non c'era nessuno. Assolutamente. Come sappiamo, un problema grossissimo di Aquafan è l'affluenza. Diciamo che nei giorni proprio di pienone ad Aquafan se trovi un sacco di gente, è possibile anche che non riesci a fare tutti gli scivoli. Però a questo torniamo dopo. Pausa per spiegarvi un po' come questo strano 2020 ad Aquafan. Innanzitutto all'ingresso ti misura la temperatura, se è superiore a 37,5 ovviamente non ti fanno entrare. L'obbligo della mascherina c'è solo all'ingresso e quando vabbè giri nel parco, quando vai negli armadietti, quando fai giri che non ti devi spostare da piscina a piscina, insomma, dai, ci siamo capiti. Negli scivoli, nelle piscine ovviamente non è obbligatoria, non è obbligatoria neanche quando si è seduti nei bar e nei tavoli dei ristoranti, appunto. E le attrazioni chiuse quest'anno sono Poseidon, che è, diciamo, che la zona un po' relax di Aquafan, dove ci sono gli idromassaggi, le cascate, tutte le altre cose. Ed è anche chiusa la novità 2020 di Aquafan, il grossissimo scivolo che è ancora in costruzione tuttora, che appunto per il problema del Covid non hanno potuto continuare. Però adesso continuiamo con il vlog, fidatevi. Oh!
Eccoci ragazzi alla fine di questo mio video. Allora, tirando le somme, devo dire che Aquafan è un parco secondo me sopravvalutato, ma anche tanto, ed è anche, diciamo, sovrapprezzato. Infatti il biglietto è di ben 28 euro, che per un aquapark è veramente tanto. Gli scivoli non sono neanche chissà che, tranne due o tre, tra cui Speedrule, Extreme River, Strizzacool, la versione blu, perché quella bianca fa veramente schifo, fidatevi. Devo dire che è stata comunque una giornata simpatica, mi sono divertito, però sinceramente non ci ritornerò più, non mi ha soddisfatto. Infatti il mio voto complessivo per questo parco acquatico è di 7 su 10. Va bene ragazzi, io spero che questo mio piccolo vlog vi sia piaciuto, se così fatemelo sapere con un like, con un commento. Seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione dove faccio sondaggi, foto, tutte altre robe. Detto questo ragazzi, noi ci possiamo vedere tranquillamente ad un prossimo video di Roller 289. Ciao ciao!